Juventus, Borgo San Lorenzo e Vaglianese, Lizzina Lunga, che penso che siano le tre compagini che alla fine si contenderanno il titolo Amici Sport a chilometro zero, ben ritrovati. Siamo con Giulio Peruzzi per parlare di calcio, di dilettanti e di quella che è sostanzialmente la nostra passione. Intanto Giulio, ti ringrazio per la tua disponibilità a verso voi. Sport a chilometro zero. E lunedì sera sei andato a vedere Perugia Avellino. Che impressioni ti hanno fatto queste due squadre? È stata una gara tirata, una gara dove si sono notati dal punto di vista tattico due schieramenti opposti appunto, con sistemi diversi. Una buona gara, una gara tra due compagini che stanno cercando di uscire dalla bassa classifica. Sicuramente alla fine del campionato credo che per gli organici che hanno a disposizione riusciranno in questo intento. È sempre bello vedere un campionato del genere, specialmente dall'alto, dove si possono dare gestualità tecniche sicuramente superiori a quelle che siamo abituati, compreso io, nei campionati dilettantistici. Due squadre, ripeto, che hanno divertito e che sicuramente riusciranno a togliersi da quella situazione. Naturalmente, per quanto riguarda i dilettanti, che sono poi i nostri campionati, quelli che seguiamo da vicino, quali sono le squadre, qual è la squadra che ti ha impressionato più degli altri nei campionati di eccellenza e promozione? E sono due campionati che sì, ho seguito abbastanza e devo dire che sono due campionati molto equilibrati. E tra i due, quello più equilibrato sembra maggiormente la promozione, ma anche l'eccellenza, a quanto vediamo, quanto riguarda la classifica, notiamo che ci sono quelle Fortis Juventus, Borgo San Lorenzo e Vaglianese, Lizzina Lunga, che penso che siano le tre compagini che alla fine si contenderanno il titolo di regina dell'eccellenza, con la possibile outsider che potrebbe essere il Porta Romana. In eccellenza, sicuramente la bella la rivelazione della Siena Lunghese, anche se domenica ha perso in casa in maniera del tutto inaspettata, però è una squadra, tu pensi che è una squadra che si possa lottare la testa della classifica? Ma sicuramente sì, è un organico molto importante, un organico dove quest'anno, a maggior ragione degli anni precedenti, ha anche un parco giocatori dove probabilmente tutte le domeniche può tenere fuori qualcuno che può giocare tranquillamente sia nella stessa inglese che in altre società. Perciò questo fa sì che loro domenicalmente possano avere tante soluzioni per raggiungere l'obiettivo della vittoria. Ora è un campionato dove ci sta che tu possa perdere una gara Certo. singola con una squadra che magari momentaneamente si trova in fondo alla classifica, però credo che alla lunga la Sinanghese se la possa giocare con le altre squadre, soprattutto della zona di Firenze, per la vittoria finale. Anche perché quest'anno, proprio numericamente, per quanto riguarda la rosa di Roberto Pani, è stata allungata, cosa che l'anno scorso nel girone di ritorno ha penalizzato, Sì, insomma, ecco. infatti è proprio questo il motivo per cui la Sinanghese potrà fino all'ultimo, spero, giocarsi il campionato con le altre contendenti. E per quanto riguarda la promozione, un campionato ancora più equilibrato, come dicevo prima, e visto la Rufina, una squadra che ha un impianto di gioco ben collaudato, però anche lì credo che verranno fuori sia il Foiano, che ha un organico sicuramente molto importante, e ci potrebbero essere anche altre squadre che in questo momento, tipo Firenze Ovest, Pontassieve, l'Arno Laterina, che anche lei ha un buon organico, che potranno alla fine dire qualcosa per quanto riguarda la vittoria. Quanto riguarda il campionato di promozione? Campionato Promozione è un campionato, come ho accennato prima, è un campionato che è molto equilibrato, un campionato che fino a questo momento qui magari si poteva aspettare qualcosa in più dal Foiano, visto la rosa che è stata messa a disposizione di Marco Vernacchia, però è normale che siamo all'inizio e ancora c'è tanto
c'è probabilmente da amalgamare qualcosa che possa far sì di ritornare nelle prime posizioni che naturalmente tutti gli additavano all'inizio del campionato. Io ho visto giocare anche all'inizio del campionato lo Spogliano, che mi ha favorevolmente impressionato, benché abbia una rosa che è stata costituita per cercare di salvarsi. Però ho visto una squadra che ha cercato di giocare al calcio, palla a terra, e sono stato favorevolmente impressionato. Ho visto la partita Spogliano-Cortona, dove meritò ampiamente la vittoria lo Spogliano. Naturalmente stanno stentando molto il Cortona, che è ultimo in classifica, il Chiusi, che ha vinto domenica, e che ultimamente il Chiusi, ho visto insieme anche il Cortona, ha preso Spataro nel reparto Certo. avanzato. Il Chiusi ha preso Matteo Coresi, che io ho allenato, ho avuto la fortuna di allenare a Foligno, che è un ottimo calciatore, naturalmente ora qualche anno in più, 38 anni credo, Certo. e Quello può dare sempre una mano. sicuramente sotto tanti aspetti può dare un contributo importante alla causa del Chiusi, e anche il Chiusi credo che potrà risalire la classifica. Giulio, bene, fatta sta lunga carrellata sui campionati di eccellenza e promozioni. Domenica su quale campo andrai a vedere la partita? Domenica penso probabilmente, visto che è l'unica gara intorno alle mie zone che c'è in casa, penso Fogliano Subiano, anche perché vorrei vedere il Subiano, che non l'ho mai visto all'opera. Avendo visto già qualche casentinese, il Subiano è una delle poche casentinese che mi manca all'appello, perciò prenderò la palla al balzo per andare a vedere questa gara. Beh, quindi buona partita, Giulio. Grazie, buonasera a tutti. Ti ringrazio per la tua disponibilità. Grazie a tutti.